demagogia populistica che tra l'altro io non amo molto, però, e poi chiudiamo questo discorso qua, la cosa che non piace a noi è il rimpallo di responsabilità, sì, quando tutti sono responsabili. Ma sinistra, Pinco, Pallino, quello, Caio, ma abbiamo avuto da dire anche, perché Michele Carlos lo sa, anche contro i sindacati che hanno firmato quell'accordo là, perché l'avete sottoscritto anche voi, quello del 52 minuti, cioè la firma. Intanto però ne prenderà atto che abbiamo avuto. Quindi quando noi diciamo che non vogliamo essere controparte o contravoci a chiunque sia, è perché proprio vogliamo questo. Lo scopo di questa assemblea e di queste assemblee che continueranno nel territorio, perché 15.300 persone non sono nella provincia nostra, sono in tutta la Sardegna, e quindi continueremo, come abbiamo d'accordi presi con tutti gli iscritti, continueremo a portare, e le porte saranno ben aperte, sempre aperte a tutti, per portare un contributo, perché vogliamo proporre e vorremmo che chi viene da noi proponga, perché le idee condivise o anche non condivise, però comunque che hanno un punto di incontro, sono ben accette, perché quello è lo scopo della politica, portare idee da condividere, non per controparlo. Quindi per questo prima gli ho detto, forse con un tono un po', però era quello che era. No, poi rifatta e chiudiamo il discorso politico. Anche sul discorso che ho fatto prima vorrei aggiungere qualcosa. Certo. Nel senso che vi porto un esempio. Il pane Karasawa è uno dei prodotti rinomati, no? E siamo conosciuti quasi in tutto il mondo per essere quelli che produciamo il pane Karasawa, ma le materie prime del pane Karasawa, probabilmente l'unica materia prima sarda del pane Karasawa è stata solo l'acqua, perché tutto il resto ce lo importiamo. Da qui capiamo che forse se tutto quello che riguarda il pane Karasawa fosse fatto in Sardegna, ci sarebbe da lavorare per molte più persone di quante oggi ci lavorano. Giusto un piccolo esempio. O un altro esempio, noi siamo stati quelle persone che abbiamo esportato il granito a Manhattan, manovalanza zero, a costo zero, marginalità di guadagno zero. Forse basterebbe, magari in tempi scorsi, una piccola normativa che diceva che è vietato esportare il granito greco, probabilmente Manhattan sarebbe fatto con il nostro lavoro, il vostro lavoro, il lavoro di tutti i sardi. Invece siamo trovati che è stato fatto con il lavoro di Massa Carrara, dove magari qualche emigrato sardo ha avuto anche la fortuna di lavorarci. Però questa è una realtà dei fatti, e questo è non riconoscere quelle che sono le nostre i nostri patrimoni e non riuscire a lavorare a casa nostra quello che è il nostro valore. Il valore aggiunto si fa se lo lavoriamo a casa, non se lo esportiamo grezzo. Detto questo, io non conosco bene la problematica della, della mobilità, ho provato a informarmi velocemente dall'invito di ieri e ho visto le cose. Io sono dell'idea che la dignità di una persona sia il lavoro. Fin qua, guarda, detto questo, sono anche dell'idea che la natura ci sta insegnando tanto. Anche le morti di un anno fa ci hanno insegnato tanto. Probabilmente investire nel nostro ambiente, riuscire a tenerlo idoneo, usando anche la manovranza di chi oggi ha perso il lavoro e gli diamo la dignità di avere il lavoro e di portare a casa non un'elemosina dopo 3 anni, ma uno stipendio pieno ogni mese, probabilmente forse vediamo meno morti e avremo più reddito, più economia e più lavoro per tutti, probabilmente. Però io non voglio fare politica, ma ieri per errore ho scoperto che il decreto Sblocca Italia prevede 2 miliardi di defiscalizzazione per quella nuova autostrada privata. Ma mi spiegate cosa ci può guadagnare il popolo da questa defiscalizzazione di 2 miliardi? 2 miliardi è una cifra che non riesco neanche a immaginare come sia grande. Non riesco neanche a immaginare quante buste paghe potrebbero uscire da quei 2 miliardi che hanno regalato a una singola persona che detiene quell'autostrada e tra l'altro anche loro parlamentari di un partito che fa parte della maggioranza nazionale. Ma
pesca, perché mai lo immaginavo. Stavo guardando ieri mezz'ora e un giornalista ha portato alla luce questa cosa. Cioè, potrebbe andarsi a leggere approfonditamente, non solo quelle persone lì, e leggersi tutto il perfetto in Italia. Francamente, forse effettivamente il tanto condannato sblocca Italia, qualche problema di sbloccare anche il lavoro lo ha. Speriamo, due miliardi su sei mi hanno spaventato. Spero che poi andranno gli altri quattro. Io spero che arrivi il sole della Sardegna per fare le strade in Sardegna. Forse poco così da spiegare. Ma se quelle strade ci sono previste per sblocca Italia, ben venga, perché io vado anche io a fare la sua sale Savabia in Sardegna. In Ospagna ci direbbe essere strada. Va bene. Poi l'utilizzante del Mela, però spero che sia stata buona. Perché anche nella Umbria Sassi ne ha bisogno. E io la percorro almeno una volta al mese sopra di lui. Grazie. Niente, grazie.